Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è sinceramente una puntata un po' particolare perché sarà una puntata direttamente o indirettamente, in qualche modo, contro la guerra o a favore della pace, se si vuole. Iniziamo con un lavoro di Massimo Buffetti che si intitola Notte Densa per tromba e pianoforte, un lavoro del 1994 che nasce in concomitanza con la guerra nella ex Jugoslavia. Appunto, nel febbraio 94 ci fu la morte di alcuni giornalisti del TG3, giornalista e operatore della RAI, e su questo fatto Massimo Buffetti ha costruito il brano per tromba e pianoforte. Notte Densa è un nome e anche il tema che sentiremo poi all'inizio del brano che ricorda qualcosa. Che cosa? Lo chiediamo direttamente a Massimo Buffetti che è in diretta telefonica con noi. Ecco, Massimo, che cosa è Notte Densa? Da che cosa nasce dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista extramusicale? Notte Densa è tratto, diciamo, da un incipit che è nell'Otello di Verdi, quindi se non ricordo male in fondo al primo atto, e che si intitola già Nella Notte Densa. L'occasione per cui fu scritto questo brano era un'accademia compositiva per un centro di studi shakespeariano, appunto, di Ferrara. Infatti il brano è stato eseguito a Ferrara in prima esecuzione, e appunto in quell'occasione il tema era l'Otello verdiano. Ora, per una serie di, diciamo, circostanze nello studiare il come, il perché accostarmi a questo lavoro e che cosa fare, c'era appunto questo grosso pensiero, diciamo, in tutti, che derivava dal fatto che a poche decine di chilometri da noi, appunto, c'era questa guerra fratricida, terribile, in cui appunto la ex Jugoslavia si stava un po', diciamo, dividendo, eccetera, eccetera. In più mi colpì molto appunto questo, un servizio di Giuseppe Bonavolontà, un servizio molto crudo, e quindi mi resi conto del fatto che la vicenda in fondo dell'Otello aveva assolutamente a che fare con quel tratto di mare, diciamo, che da nord a sud separa poi l'Italia da quella che era l'ex Jugoslavia e quindi da tutto il resto del continente che va verso est. E da lì, diciamo, ci fu questo doppio rimando, quindi da una parte questo incipit verdiano che io avevo avuto modo di ascoltare in quei giorni e che mi aveva abbastanza colpito, e dall'altra appunto questa vicenda di cronaca appunto relativa a quei tempi. E quindi, sommando le cose, come spesso accade, diciamo, senza farci neanche troppo a pensare, è nata questa breve composizione per tromba e pianoforte. E diciamo che se da un certo punto di vista lasciamo agli ascoltatori il fatto di riandare a pescare anche al limite su YouTube l'originale verdiano dall'Otello, è una cosa abbastanza semplice da fare. Io da ascoltatore direi che il punto interessante del tuo brano e il riferimento anche con il brano verdiano originale è questo doppio binario. Da una parte la tranquillità della notte, dall'altra la tensione che viene fuori in maniera dapprima impalpabile e poi sempre più evidente proprio in questa notte. È un po' questo che lega, è giusto questo pensiero, questo legame tra il tuo brano e l'originale verdiano dal punto di vista musicale? Direi di sì, l'atmosfera che si respira nel brano verdiano è quella che tu hai descritto molto bene. Ovviamente, innescandosi poi questo fatto di cui parlavo prima, fatalmente, diciamo, la composizione lascia questa situazione un po' cristallizzata, appunto ci siamo astratti anche armonicamente, e quindi fatalmente poi ci siamo indirizzati verso questa parcellizzazione o anche decomposizione, no, dell'incipit, fino appunto, come dicevi te giustamente, ad arrivare a questa sorta di esplosione, perché in fondo l'utilizzo appunto di cluster è abbastanza evidente a sottolineare questa esplosione alla quale andiamo incontro, diciamo, senza quasi volerlo, quando ci si mette, direi proprio ci si ficca, tra virgolette, in queste assurde situazioni che poi portano appunto a guerre e a tutto quello che ne consegue, insomma, ecco.
inspiegabili, ma tant'è. E purtroppo, sì, purtroppo reali. E allora ascoltiamo Barbara Borghi al pianoforte, Michele Santi alla tromba, in questo Notte Densa di Massimo Buffetti del 1994. La voce che ascoltiamo all'inizio del brano, in cui appunto... Scusa, è Alessandra Rinaldi la voce, perché in quel caso ha prestato la sua voce. Allora ascoltiamo Notte Densa di Massimo Buffetti. Mostar, ex Jugoslavia, febbraio 1994. Peccato che la telecamera non riesca a trasmettere la puzza, perché in mezzo ai sassi alle macerie i resti dei cadaveri in decomposizione sono sparsi ovunque e l'odore che emanano è talmente forte e penetrante che da solo renderebbe superfluo qualsiasi commento. Thank you.
Abbiamo ascoltato Notte densa per trombe e pianoforte del 1994 di Massimo Buffetti, un brano molto intenso, lo avevamo detto in sede di presentazione. Abbiamo al telefono in diretta Massimo Buffetti, con il quale abbiamo commentato, abbiamo dato dapprima una sorta di così, linea d'ascolto per quanto riguarda il brano Notte densa. Ricordiamo gli interpreti: Barbara Borghi al pianoforte, Michele Santi alla tromba, mentre la speaker, lo abbiamo detto in sede di presentazione, Alessandra Rinaldi. Ricordiamo che c'è stata nel 97 una prima esecuzione francese a Nanterre con Alessia Toffanin al pianoforte e Dominique Collin alla tromba, e speriamo che questo brano abbia ancora continui a vivere proprio come testimonianza, da una parte, di appunto di quello che è l'assurdità e sempre attuale, ai noi, della guerra, dall'altra anche quello che mi interessava molto in questo brano era proprio il legame con il brano verdiano dell'Otello, dal quale è stato poi ricavato il tuo brano. Ecco, stiamo per ascoltare adesso, di seguito a Notte densa, un capolavoro dell'arte del Novecento, Il prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Compositore nato nel 1904, scomparso nel 75, che è vissuto a Firenze e che ha avuto Firenze come centro della propria vita, non soltanto dal punto di vista biografico, ma anche dal punto di vista artistico. Ecco, tu che hai fatto il conservatorio a Firenze, si respira ancora l'aria di Dalla Piccola? Ma certamente sì, e infatti quando te mi parlassi di questa tua idea anche in relazione a Notte densa e a dove avevi intenzione di collocarla, cioè prima di quale capolavoro, direi, assoluto della musica italiana, devo confessarti che, oltre che essertene grato, ma insomma un brivido mi è corso sulla schiena, perché effettivamente Dalla Piccola è stato ed è comunque uno dei massimi compositori italiani, e questo lo sappiamo tutti. Ma a Firenze, per l'appunto, il suo ricordo è vivo, si respira la sua aria. Io sono stato allievo di Carlo Prosperi è stato allievo, anche se di lettura della partitura, di Luigi Dalla Piccola. Ci sono numerosissime testimonianze, era nata una grande amicizia tra i due, quindi frequentando Carlo Prosperi, la sua bottega, diciamo così, compositiva, queste testimonianze, la cartolina, la lettera, lo scritto, si potevano vedere ovunque, diciamo, di Luigi Dalla Piccola. Quindi per Carlo Prosperi, e non solo per lui, era una figura di assoluto rilievo, ma lo era anche per appunto quel gruppo di giovani fiorentini, se posso magari ricordare questa cosa. All'epoca appunto si creò, diciamo, una sorta di scuola proprio di composizione, che vedeva appunto, oltre a Carlo Prosperi, tra i partecipanti anche Bruno Bartolozzi, Reginald Smith Brindle, Alvaro Company, Arrigo Benvenuti e Silvano Bussotti. Ora, non che loro fossero, come dire, tutti allievi di Dalla Piccola, però diciamo a loro Dalla Piccola si affiancava, diciamo così, diventando in un certo senso il nume tutelare, diciamo, in quel periodo. Quindi era una cosiddetta scuola dodecafonica fiorentina. Dalla Piccola, insomma, ha vissuto quasi 50 anni a Firenze, pur non essendo nativo di Firenze. E diciamo che al Conservatorio Cherubini e in tutta la città, dal punto di vista musicale, ha lasciato un segno indelebile. Ecco, la cosa interessante che hai citato è questo mondo dodecafonico di Dalla Piccola, che è un mondo dodecafonico.